Ehi là ragazzotti, come va? Spero tutto bene, che abbiate passato una buona giornata, perché oggi iniziamo una nuova ed entusiasmantissima serie, questa volta su Misao, un altro RPG, Maker Game, come cazzo si dice, non ne ho la più pallida idea. In ogni caso siamo qui su Misao, e dovrebbe essere un gioco collegato anche con Madfather, quindi prima o poi dovrò rigiocare anche Madfather, ma in ogni caso ora siamo qui. E non so di che diavolo parli questo gioco, visto che ve l'avete consigliato, ma ovviamente avete fatto bene, non mi avete detto una mazza. E avete fatto bene. Quindi, andiamo a vedere. Grazie, sto registrando, non potete mandarmi i fringuellini a scrivermi messaggi, anzi, abbassiamo un po' il volume. Sì, il volume. Ecco qui. Inserisci il nome della ragazza con la tastiera. Oh, sono una ragazza! Oh! Si chiama Aki. Ah, che non mi piace. Noi ci chiameremo Rexina. Va bene, Rexina? Sì, va bene, Rexina. Aiuta! Siamo noi o qualcun altro? Devo premere. Non lo so. Trovami! Siamo andati. Misao? Sei tu, Misao? Misao! Oh, è tipo Pokémon. Stavo sognando? Può darsi. Credevo di aver sentito Misao. Credo fosse solo un sogno. Sono 3 mesi ormai. De che? Oh no, è tardi! Però tardi a scuola. Misao non spiccava molto in classe, era una ragazza semplice, davvero. Non ero molto legata a lei, ma ero sempre preoccupata per Misao quando era sola. Speravo di poter diventare sua amica, ma non è successo. Magari l'ha fatto tutto lei. 3 mesi fa Misao è sparita. Non veniva a scuola e non è mai tornata a casa. Non sarebbe mai scappata di casa. I suoi genitori dicevano che potrebbe essersi invischiata in qualcosa, Tipo droga o prostituzione minorile. Che in Giappone è proprio così. Così. beh, io vado. Sì, vado. Vado a scuola a spiattellare. Cervelli di gente. I nostri compagni di classe dicono che Misao potrebbe essere morto ormai. Spero tanto che si sbaglino. Volevo essere sua amica. Magari ti odiava. Trovami. Ok. Oh, siamo a lezione. Ecco qua. Ah no, un po' finocchiello, quindi ecco qua. Dopodiché, eh? L'affascinante professore della classe di Rexina, Sota, popolare tra gli studenti per la sua generosità. Ayaka. Il signor Sata è bello come sempre. Oh, oh, oh. Ok. Quella voce che ho sentito in sogno era Misao. Che cazzo mai? Devi avere fegato per ignorare la mia lezione. Questa informazione sarà essenziale per il test. Faresti meglio ad ascoltare. Sì, signore, mi dispiace. Risatine. Bastardi di merda, che cazzo ridete di me? Siamo tornati a scuola! Yeee! Il signor Sota ha un vestito nuovo ed è tipo wow, grandioso! Ayaka, la migliore amica di Rexina, una ragazza capricciosa che stravede per il signor Sota. Oh, è una di quelle cose. Studente, professore. Ho capito, Ayaka, parli di lui tutto il giorno. Non ti stanchi mai di chiacchierare. Ma è proprio un donnaiolo. È gentile, intelligente ed il migliore. ed è un donnaiolo, quindi perché cazzo gli vai di... Ragazze, ragazze. Oh sì, devo usare della crema per mani. Do. What? Che cos'è questo do? Hai sentito? Io sì, si dice che il signor Sota sia un feticista delle mani. Oh, ok, grande, anche un feticista delle mani.
non gli manca niente a sto tizio. Quindi forse se mi pulisco costantemente le mani tutti i giorni gli piacerò di più. Ciccia, abbassa delle mutande, vedi che gli piace. Non c'hai bisogno di far cose. Andiamo avanti. Non mi interessa, Yaka. Non ti interessa, dici? Non hai gusto per gli uomini, Rexina. Ma è gay! Se vede lontano un chilometro, vabbè. Seriamente, cosa ci vedi in un seduttore come Toma? Non ho mai detto che mi piaccia, lo trovo carino, ecco tutto. Ah, quello è un seduttore, quell'altro è un donnaiolo, ma gli piace. Ok. Davvero? Davvero? No, no, no. Yoshino, si parla spesso di spaventose cose paranormali in questa scuola, inizia ad agitarmi un po'. Questa c'ha proprio la faccia da stronza patentata, proprio che gli hanno dato la patente con scritto lavoro stronza de professione. E lui è Toma. Ok. Ed è un tossico! Si riconosce dalle sottilissime occhiaie sotto l'occhio, ma... Ma per favore, paranormale! Toma, compagno di classe di Rexina, un ragazzo spensierato sia d'aspetto che di personalità. Un tossico. Dico sul serio, per davvero, l'altro giorno un ragazzo dell'altra classe è stato trascinato in bagno! Yoshino, compagno di classe di Rexina, il leader dei bulli. Proprio preciso al millimetro! Preciso! Preciso! Kudo, questo è uno di quelli che c'è i globuli rossi bassi invece. C'è anche del vetro al terzo piano che sembra essere stato rotto dall'interno. Kudo, compagno di classe di Rexina, un calmo e maturo giovanotto, con un problema dei globuli rossi. È un cencio. Devono essere fantasmi! Sao Tome. Ho paura! Questa è la deficiente del gruppo. Compagna di classe di Rexina, solo Otome per gli amici, la fidanzata di Toma. Oh, ok. Fantasmi, idiozia, quei cosi non esistono. Aspetta, e se fosse la maledizione di Misao? Senti, non è il momento di scherzare, eh? Ma, cioè, è totalmente impossibile. Sono passati 3 mesi da quando è sparita e all'improvviso succede questa roba. Se questi eventi sono la maledizione di Misao, Yoshino sarà maledetta prima o poi. Che cosa ho mai fatto? Yoshino, hai maltrattato parecchio Misao. Maltrattato? Non l'ho mai fatto. La prendevo solo un po' in giro. E Toma litigava sempre con Misao. Sei tu che sarai maledetto. Io sono a posto. Misao stravedeva per me. Mi chiedo... Toma, ho paura. Cioè, sono la tua ragazza. Misao potrebbe avercela con me. Tranquilla, Otome. Ti proteggerò io. No, non accadrà. No. Ah, sei così gentile, Toma. Bah, fate quello che volete, piccioncini. Misao, non maledirci, ti prometto che faremo i bravi! Sì. Ops, l'ho detto ad alta voce. Sei un coglione, Toma. Sei un coglione, sei veramente un coglione, sei un enorme coglione. Un terremoto? Si è fatto buio, che cavolo sta succedendo? Forse è davvero la maledizione di Misao? Misao è davvero arrabbiata con noi! Sta zitta! Che diavolo, scherzavo sul fatto della maledizione! Ah! Rexina? Aiuto! Misao? Misao! Riesco a sentirla parlare! Oh! Ora deve essere lei! Finiscila! Non sento la sua dannata voce! Rexina! Sta impazzendo! Non so... Ah. Trovami! Ciao! Wow! Vabbè, lo potete vedere da soli.
Aiuto, trovami, aiuto, trovami, aiuto, 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 trovami, 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 quello. Ok, che è successo? Siamo impazziti tutti? Siamo andati fuori di capoccia! Isao! Ah, finalmente sei qui, eh? Dove sono? Ero in classe un attimo fa. E chi sei tu? Sono Onigawara. Ah, ma è quello di coso? Di Mad Father, che è lo stesso tizio di quell'altro telefilm, di cui non mi ricordo il nome. Quello pelato che va avanti e indietro nel tempo, non Dottor House, no, non è il Dottor House. Quello, vabbè, l'avete capito voi, qual è il film. Fringe! Fringe! È il pelato del Fringe, venerdì, giovedì, sabato, domenica, come si chiama? Quello, c'ha il nome della settimana, mi ricordo quale. Sono Onigawara, il presidente del consiglio studentesco. E questa è la stanza del consiglio studentesco. Fortunatamente per te il destino ha voluto che finisti in un posto sicuro. Che finissi? Sì, ho detto finisti. Cortesia, simpatia, non mi rompete i coglioni. Dopo il terremoto la scuola è stata risucchiata in un altro mondo. Questo ha sparso coloro al suo interno in giro per tutta la scuola. Un altro mondo? Che cosa significa e perché dovrebbe succedere? Beh, è una maledizione. È ovvio. Ha detto una tranquilla. Beh, è una maledizione. Che non lo avevi capito? Lo avevi capito? Lo vedi questo tastino? C'è un tastino, quindi è una maledizione. È ovvio. È elementare, Watson. È il risultato della maledizione di una ragazza di questa scuola, sigillata nell'altro mondo. Una menzione non può essere Misao. Sì, è Misao probabilmente. Presidente Onigawara! Ah, è una ragazzina. Ce l'ho fatta! Credevo di essere spacciata! Finalmente sei tornata, signorina, libreria. Si chiama libreria questa? Oddio santo, spero che i genitori siano morti in un incidente. È la vicepreside della scuola, sempre in libreria, perciò ok, non è che si chiama così, è che siete stronzi voi la chiamate così. Ah, ok, è un altro metodo per dire secchiona. Ehi, libreria, ciao! What the... Ok. Dunque, signorina libreria, com'è la scuola? È tutto ridotto ad un indescrivibile casino. Le fondamenta e tutto il resto sono rotte e non sono riuscite a trovare uscite. Inoltre ci sono spiriti maligni che attaccano persone. Ho visto uno studente essere ucciso davanti ai miei occhi. Ai miei occhi ipnotici. Perché io vi ipnotizzerò durante tutto. Non riuscirò più a mangiare hamburger. Oh, è stato spaventoso. Capisco. Grazie per il tuo rapporto. Puoi ritirarti per ora. Sì, beh, tornerò alla libreria. Mi chiami in qualunque momento. Ok. Spiriti maligni, la maledizione potrebbe averli invocati. La scuola è ormai un covo di spiriti e non c'è via d'uscita. C'è una sola soluzione, annullare la maledizione. Non c'è altro modo. Grazie, intelligente. Come dovrei annullare la maledizione? Salvando l'anima della ragazza, signorina Rexina, dovresti sapere che cosa devi fare. Lo so? Trovami! Misao mi chiama, quindi vuole essere trovata. Signor Onigawara, andrò a cercare Misao. Quindi lo farai. Come informato da libreria, la scuola è piena di spiriti maligni. E desideri ancora andare? Allora, capiamoci. Prima mi dici che devo andare, mo mi chiedi se voglio andare. Decidite, fatte un esame del cervello e di sono stupido, sì, bene! E poi possiamo continuare questa conversazione, altrimenti non andiamo da nessuna parte, signor Onigawara, o come minchia te chiami. Che probabilmente nei commenti non si dice Onigawara, si dice Onibarara. Perché in giapponese se legge così, non lo so perché. Sono giapponesi, sono stupidi. Sì? Sì, perché Misao è mia amica. Capito, il destino della scuola è affidato a te, credo che tu possa farcela. Se incontri un qualsiasi guaio, visita pure libreria al secondo piano. Darà il suo meglio per aiutarti.
Se desideri registrare i tuoi progressi, parla con me. Lo farò quando vorrai. Salva. Ovvio. Salva. Ah, ok. Esci. Salva. 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 Puoi anche premere C o Shift per fare un salvataggio rapido. Si cancella quando chiudi il gioco. Ok. Puoi chiedere alla libreria per più dettagli. So come funziona un salvataggio rapido. Grazie. Prego per la tua sicurezza. Prega su ste due palle. Ok, bene. Bene. Che c'è qui? C'è? È inutile senza un oggetto equipaggiato. Ho degli oggetti? No, non ho un cazzo. Bene. C'era pure... Wow, teletrasporto? Sul serio? Non è ancora disponibile. Dannazione, parti? Non ho ancora ottenuto delle parti. E ci stanno delle macchie di sangue. Ma è giusto così. È giusto così. Il diario del preside. Il Superman nuvoloso. La chiave dell'uscita di emergenza è caduta dal vaso. Qualcuno la prenda. Questo vaso è fissato al tavolo. Ispezionarlo. Ispeziona. Au! Una spina rosa ti appunto. La rosa era avvelenata. Il veleno scorre nel corpo. Oh, shit! No, 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 è normale, è una cosa normalissima, che gli volete dire? C'è show! Allora sai che c'è, piccolo vaso? Non puoi romperlo a mani, ma porca vacca. Una fioriera, niente di strano. Tranne per il fatto che ci siano rose avvelenate, molto normale, molto normale. Comunque, questo era il primo episodio di Musou. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Termino con questo video and play. Se il gameplay vi è piaciuto, mettete un bel mi piace qui sotto e condividetelo con i vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video and play, sempre con il vostro Rax91. Ciao a tutti, bro. Oh yeah!